l'atmosfera straniante di questo bellissimo film di Yuri Ashkenazi ci introduce molto bene a Federico Campani, che invito. Federico è un filosofo italiano che vive a Londra e insegna in Olanda e ha scritto tre libri, di cui l'ultimo, devo dire, quello che poi mi ha portato a indagare di più su di lui ha un titolo secondo me molto affascinante, che è Prophetic Culture, Recreation for Adolescents. E da quello che leggevo mi sembrava un libro un po' appunto un po' sul post futuro, su quello che c'è dopo. E non a caso dopo, fra l'altro, è la parola che accomuna tutti gli incontri di Lux City quest'anno, perché probabilmente è una domanda che tutti ci facciamo. Chiacchierando con Federico in Zoom, ci siamo chiesti come accompagnare questa mostra, e la sua idea molto bella è stata di farlo in forma di fiaba, di racconto, e quindi non di lecture saggistica, ma di racconto appunto sull'idea di favola, quasi favole della realtà, il titolo dell'incontro, e partendo appunto dalla figura dello straniero, dell'homeless, ci accompagna in un percorso narrativo e filosofico su come essere stranieri nel mondo. Lascio la parola a Federico. Grazie di essere rimasti, anche se è molto tardi. Grazie a Giovanna e anche grazie a Arianna per avermi aiutato a organizzare. E grazie anche molto a Felice Cimatti per il primo talk che avete sentito. E sono contento di non aver seguito la mia via usuale, diciamo, io mi occupo di metafisica, perché molte delle cose che di solito discuto sono state già coperte, professor Cimatti. E diciamo, se nel suo intervento il nome tutelare era Ernesto De Martino, che è spesso il nome tutelare anche di quello che scrivo io, in questa occasione invece, nel mio caso, saranno Cristina Campo e Elisa Zolla, quindi due personaggi molto diversi, anche non troppo diversi dal resto di Martino. Quando immaginavo questo talk, immaginavo di farlo all'interno della mostra, immaginavo di farlo dove ci sono i piccioni, da cui mi siedo, che sono stanco qui. E quindi vi chiedo uno sforzo di immaginazione nel immaginare che ci troviamo di nuovo sotto lo sguardo o non sguardo dei piccioni all'interno della mostra, e di immaginare che iniziamo così, che siamo sotto, siamo qui, siamo noi, e siamo sotto lo sguardo di centinaia di piccioni. E questo è l'inizio perfetto di una favola. Tutte le favole hanno come ingredienti di base quelli che sono contenuti nella frase «Noi siamo qui sotto lo sguardo di centinaia di piccioni». In che senso? Prima di tutto, nel dire «Noi siamo qui», perché una favola comincia sempre qui. Una favola comincia in un mondo stabile, in un mondo abitato, in un mondo che il protagonista pensa sia il suo mondo, o in generale il mondo, quello vero, è l'unico mondo che c'è, il mondo. Inizia. E la seconda cosa che c'è sempre in una favola è «Noi siamo qui». Noi. Noi è sempre dentro una favola. Però attenzione, perché quando ci approcciamo a una favola pensiamo che noi siamo i lettori di questa favola. La favola ha già un protagonista, che non siamo noi evidentemente, perché è già lì. Ma è davvero così? Il protagonista di una favola è un personaggio molto strano. Non è mai davvero un personaggio come gli altri, un personaggio autonomo, come personaggio di un romanzo, con uno spessore psicologico, con una sua esistenza. Il personaggio di una favola è un po' diverso. E il nostro ruolo non è mai soltanto quello di lettori. Per avere un'idea di questa strana posizione che assumiamo noi dentro una favola, io penso che basti osservare lo stile con cui sono scritte le favole. Mi riferisco alle favole antiche, le favole del 600 francese, per esempio, ma anche le favole più antiche. Le favole sono scritte, se lo notate, in una maniera particolarmente asciutta. Non usano quasi mai, quasi nessun meccanismo retorico per far scattare quella cosa che invece nei romanzi è molto importante, che è l'immedesimazione del lettore con il personaggio, con il protagonista in particolare. Come mai le favole sono così asciutte?
e non vogliono farti immedesimare con i protagonisti, semplicemente perché non ce n'è bisogno. Le favole hanno quel tono asciutto che si addice, diciamo, a un infermiere che stia parlando con un malato che soffre di amnesia e gli stia raccontando per la 20ª volta la storia della sua vita e gliela ripete, e facendogliela ripetere e ripetendogliela gliela fa rivivere. In un certo senso il protagonista della favola siamo sempre noi. Il protagonista della favola è sempre il lettore. E le storie che vengono raccontate dentro la favola sono storie che sono sempre avvenute a noi e che ci sono già avvenute e che la favola ci ricorda. Cristina Campo, che diceva il nome tutelare invece di questo mio intervento, quando parla delle favole, in un bel libro che siamo gli imperdonabili, in una sezione, parla delle favole come di percorsi iniziatici. Avete presente, un'iniziazione è una cosa diversa da un'educazione. Un'iniziazione è un percorso educativo che porta l'iniziato a acquisire una conoscenza che lo la trasforma, non soltanto sono delle conoscenze acquisite, delle informazioni. E un'iniziazione funziona perché l'iniziato ripete con i suoi gesti un'iniziazione ancestrale, un'iniziazione che è sempre già avvenuta, che in qualche modo, in quanto essere umano, gli è sempre già avvenuta. Quindi, qui noi, sotto lo sguardo dei piccioni, contiene già qui, l'inizio, punto di partenza di una favola, noi, il protagonista di una favola, e poi i piccioni. E i piccioni sono il terzo ingrediente di base, che sono l'altro. Un altro, qualcuno di esterno, di molto vicino, ma di molto esterno, qualcuno che rispetto al qui è l'alfiere di un altro mondo. È vicino, ma non è qui. Questi sono gli ingredienti di base che già ci troviamo ad avere questa sera, in quella sala, ma immaginiamo che sia questa sala, per provare ad osservare, a percorrere quello che vorrei fare insieme a voi, cioè entrare all'interno della favola della realtà. Per entrare all'interno della favola della realtà bisogna ovviamente fare un passo dentro la favola della realtà. Quindi partiamo dal qui, dobbiamo muoverci oltre il qui. Ma se osservate bene le favole, il protagonista inizia a muoversi senza muovere un passo, e nemmeno noi dovremmo muovere un passo. Quello che si muove all'inizio di una favola non è il protagonista, è il qui. È il qui, il mondo, che si sgretola sotto i piedi del protagonista. E di solito questo sgretolamento ha una forma tellurica, eh? È come se la terra cominciasse a tremargli sotto i piedi, a spaccarsi e alla fine a disintegrarsi. In una favola questo è il momento in cui la madre muore, il padre muore, una guerra arriva a distruggere il reame, un serpente morde le radici dell'albero e gli alberi cadono in un inverno infinito, un masso scende a bloccare tutte le sorgenti del reame. Ed è in qualche modo il mondo stesso che diventa inabitabile. E quando il mondo diventa inabitabile per il protagonista diventa orfano. Ma non è soltanto un orfano di padre e di madre, diventa orfano di tutto quanto. Però dire il protagonista ovviamente non ha molto senso se non ci ricordiamo che il protagonista di una favola essenzialmente siamo noi. Quindi per entrare nella favola della realtà, per muoverci oltre il qui, io suggerirei di iniziare osservando che cos'è il nostro qui. E il nostro qui è questo qui. È letteralmente questo qui che ci circonda in questo momento. È questa stanza con tante persone differenti ed è facile distinguere l'una dall'altra. Alcuni sono persone, altri sono oggetti, con momenti di tempo molto distinti, con spazi distinti, con identità distinti, con dei confini distinti. Un cosmos, tendenzialmente. Quindi un posto ordinato e pulito. Ed è esattamente questo qui che all'inizio della favola della realtà inizia a sgretolarsi. Se noi vogliamo, per gioco, provare a vedere la nostra stessa situazione, anche su ispirazione delle opere di Kantner, come il professor Cimatti, anche io non sono un critico dell'arte, ma un filosofo, possiamo osservare come il nostro muoverci dentro
questo stesso momento che stiamo vivendo adesso, come all'interno di una favola, inizia con lo sgretolarsi del nostro qui. E questo qui si sgretola in filosofia, e in metafisica in particolare, che è la branca di cui mi occupo io, con l'insorgere del dubbio. Il dubbio di solito si può immaginare con una bella forma di serpente, un serpente che parla, e che parla di solito con la nostra voce, no? Lo sentiamo all'interno, non all'esterno della nostra testa. E questo serpente ci suggerisce delle cose strane. La prima cosa che ci suggerisce e ci chiede: ma siamo davvero sicuri che quello che ci sembra qui, adesso, il nostro qui, questo spazio, attorno a noi, sia davvero attorno a noi? In che modo possiamo essere sicuri che questo non sia un'allucinazione, un sogno, o semplicemente qualcosa che avviene dentro e non fuori da noi? Le percezioni di quello che abbiamo sono percezioni interne. Noi le immaginiamo come esterne, ma che prova abbiamo che siano davvero esterne? Nessuna. Per quanto ci si sia sforzati per migliaia di anni per cercare di dimostrare l'effettiva esternalità di quello che ci sembra esterno, non abbiamo nessun modo di assicurarci del fatto che io non sia una vostra allucinazione, che voi non siate una mia. In quel caso questo sarebbe molto strano per me. Ma il serpente però anche è un animale intelligente, quindi non pone solo un'obiezione, ma dice: va bene, passiamo alla seconda obiezione. Immaginiamo che questa non sia un'allucinazione, questo non sia un sogno. C'è un famoso pezzo di un maestro taoista, Chuang Tse, che dice: sono io che, svegliandomi da un sogno in cui sognavo una farfalla, sono ritornato ad essere Chuang Tse, o una farfalla che addormentandosi sta sognando di essere me? Il serpente dice: lasciamo stare queste sciocchezze, immaginiamo che sia vero, immaginiamo che davvero questo stia avvenendo fuori da noi. Però in questo momento, di ciò che sta avvenendo in questa stanza, ciascuno di noi ne ha percezione prima e cognizione dopo. Quindi possiamo percepire con gli occhi, con tutti i sensi che abbiamo, con la pelle, con l'olfatto. E quello che percepiamo di ciò che sta avvenendo in questo momento, in questa stanza, è interamente filtrato e costruito e deciso dalla nostra capacità di percepire. Noi possiamo vedere che la realtà ha un aspetto visivo e che ci sono i colori, perché possiamo vedere, ma se non vedessimo, la realtà non avrebbe i colori. Dunque la realtà ci sembra avere colori perché noi abbiamo la capacità di percepire questo elemento. Se noi fossimo un pipistrello, percepiremmo la realtà in una maniera completamente differente. Se fossimo una macchina per la rilevazione del calore, la realtà di questa stanza ci emergerebbe soltanto come macchie di calore, come elementi di calore. Cosa significa questo? Significa che quello che noi stiamo percependo in questo momento, in questa stanza, non dipende da quello che c'è in questa stanza soltanto, ma dipende essenzialmente dal nostro modo di percepire, dal nostro apparato percettivo. Quindi immaginate una macchina costruita in maniera tale da percepire certe cose, la realtà le appare in quel modo, e le appare in quel modo non perché sia così, non perché il suo modo dica tutto quello che succede, ma quello che le appare dipende da ciò che lei è capace di percepire. Lo stesso per noi. Noi percepiamo un frammento di quello che sta avvenendo in questo momento in questa stanza, un microscopico frammento di quello che in questo istante qui sta avvenendo, percepiamo soltanto quello che filtra attraverso il nostro filtro percettivo. Di queste percezioni noi abbiamo cognizione, ne ricaviamo un po' di senso, riusciamo a segnare nomi alle cose, riusciamo a dare un ordine, e questo ordine dipende dalle nostre abilità cognitive. Di questo frammento, solo un frammento ci raggiunge davvero, lo accettiamo come la realtà. Quello che voi state vedendo in questo istante, quello che ognuno di noi sta vedendo in questo istante, non è che un infinitesimale frammento di un frammento di quello che sta avvenendo, seppure questo è davvero la realtà. Ma il serpente non solo è intelligente, è anche aggiornato, e quindi dice: nel modo in cui noi viviamo la realtà, noi viviamo soltanto... non la viviamo soltanto con le nostre percezioni, con le nostre cognizioni, la viviamo ovviamente con
in un mondo iperconnesso e fortemente basato su linguaggi informatici. Pensate ad esempio ai big data, enorme accumulazione di dati. Sempre di più il nostro modo di interagire con la realtà si basa sui dati che acquisiamo della realtà, che acquisiamo, che trasformiamo in elementi di linguaggio e che sostituiamo alla realtà. Tant'è che si sta immaginando forme, per esempio, predittive, per cui osservando una serie di dati di certi comportamenti posso intendere che questa e questa persona domani mattina al 99,9% compieranno un crimine, dunque verranno arrestati questa sera. La realtà percettiva dà vita a una realtà di dati, di linguaggio, la quale si sostituisce. Ma questa realtà di linguaggio davvero riesce a catturare la realtà? Il che significa? Il nostro linguaggio davvero è capace di cogliere le cose come sono, di catturarle e di sostituirsi ad esse? Ora, il serpente ovviamente con un po' di sarcasmo alla fine direbbe che tutto questo è possibile. È assolutamente possibile che tutto questo sia il caso. È possibile che questo non sia un'allucinazione, benché non ne abbiamo nessuna prova. È possibile che l'universo intero sia stato designed, proprio costruito, esattamente per coincidere alla perfezione con i nostri limiti percettivi, esattamente per coincidere alla perfezione con i nostri limiti cognitivi e poi addirittura per coincidere con il nostro linguaggio. Tutto questo può essere, che l'universo davvero sia costruito così. Ma è una probabilità così infinitesimale che è impossibile crederci. Quindi quando arriva il dubbio, in forma di serpente di solito, il mondo inizia a sgretolarsi, perché il qui non è davvero più qui. Il mondo non è più un cosmos ordinato, inizia a tremare e spaccarsi ed inizia ad emergere il caos. E così, ovviamente, comincia anche la nostra favola della realtà. Quando il mondo inizia a muoversi sotto i nostri piedi, è il qui che si muove di solito all'inizio. Cosa succede subito dopo, quando si sgretola il qui? In ogni favola il protagonista va in esilio, se ne va via. Il secondo movimento del protagonista, il primo del mondo, ma il secondo del protagonista. E se ne va nella foresta, oppure nel deserto, oppure nel mare. Anche in testi che non sono immediatamente favolistici vedete questo, anche in testi religiosi. Quindi se ne va in posti in cui tendenzialmente le mappe non funzionano più. La foresta, il deserto e il mare. Sono posti in cui le mappe non funzionano più. Le direzioni non si applicano più. Il cosmos non è più leggibile. C'è il caos. E non solo c'è il caos, ma inizia a esserci anche il buio. Inizia a scendere la notte. E non è una notte, è una notte senza stelle, ma non è una notte senza suoni. Nella foresta si sentono voci. E queste voci parlano incessantemente e hanno lingue cattive e sconosciute. Parlano, ma non parlano a noi, parlano fra di loro e dicono cose. E quei frammenti che riusciamo a cogliere promettono cose, danno idee, danno sensazioni e invitano a fare delle cose, invitano a seguire una direzione o un'altra, propongono delle direzioni in quel nulla. Ma chiaramente sono voci cattive e non bisogna seguirle. Il protagonista cerca disperatamente di non ascoltare queste voci e di continuare dentro la foresta. Però il protagonista ha un problema a questo punto, che si trova in una situazione assolutamente terrificante. Si trova in una situazione in cui il mondo è svanito e lui o lei sono intrappolati nel nulla. Essere vivi dentro il nulla è molto peggio che essere morti. Si vorrebbe morire, però non si può. Bisogna per forza restare vivi dentro questo nulla. Però questo terrore, questo è pur sempre una favola, non un racconto dell'orrore, questo terrore dura soltanto un pochino, poi se ne va. Se ne va perché, mentre che il mondo inizia a svanire, misericordiosamente anche un altro elemento inizia a sciogliersi. Ed è il noi. Il protagonista a questo punto si accorge che il suo io, la sua identità, il suo essere qualcosa, inizia davvero a sciogliersi.
si accorge che in effetti il suo pensarsi io, me, era una piccola fantasia che sopra l'incudine di questa notte con le voci senza mondo è troppo piccola. E le favole, questa è una cosa meravigliosa delle favole. Le favole non hanno spazio per piccole fantasie. I documentari sì, i romanzi sì, i giornali sì, i trattati sì, ma le favole non hanno spazio per piccole fantasie come l'identità. E quando il noi inizia a sciogliersi, il protagonista si accorge che in effetti quello che era stato insieme a lui o a lei nel percorso fino ad allora, quello che stava guardando la realtà insieme a lui o a lei, ne aveva esperienza, la osservava, non era lui o lei, non era io, non eravamo noi. Era un qualcosa di innominabile che il protagonista si portava dentro, che abitava il protagonista e che osservava la realtà attraverso i suoi occhi. Mentre osservava la realtà attraverso i suoi occhi, costruiva la realtà. Questo qualcosa dietro l'io, che guarda in questo momento, questo qui, attraverso i nostri occhi, costruisce la realtà per noi, le dà un cosmos, le dà un senso, ordina la valanga di percezioni che ci investe, le struttura, le costruisce. La prima cosa che costruisce sono io, è il proprio io. Gli induisti chiamano questa cosa innominabile che guarda attraverso i nostri occhi Atman, ciò che ascolta mentre noi ascoltiamo. Nel Chandogya Upanishads è chiamato Atman. I musulmani lo chiamano Dio, ciò che pensa ai tuoi pensieri. Ciò che dice io quando tu dici io, non sono io. È una voce dietro che pensa ai pensieri, che ascolta ciò che ascolti. In una favola, questo momento di realizzazione in cui si scioglie l'io corrisponde con un momento in cui il protagonista, dopo aver perso il mondo, perde anche se stesso e di solito perde anche la forma. Perde il nome, perde l'identità, perde la famiglia già prima, perde anche la forma umana, di solito diventa pianta o animale, oggi un asino, domani una scimmia, dopodomani chissà. E si accorge in questo suo continuo trasformarsi che nulla davvero gli apparteneva, naturalmente. Fino ad allora pensava che lui o lei era un essere umano, ma era davvero così? No, nulla gli appartiene, è stato trasformato in un animale, quindi vuol dire che non era essenzialmente un essere umano, era qualcos'altro che poteva essere umano, ma poteva anche essere un animale. Si accorge che lui pensava di essere il protagonista di questa storia, ma a un certo punto viene tirato di lato e diventa uno dei personaggi. Non era per forza il protagonista, era solo uno dei personaggi, anzi, era un qualcosa di innominabile che veniva trascinato dalla favola, ora dentro questo personaggio, ora dentro quel personaggio. E qua ci si accorge che in realtà dentro una favola, se c'è davvero un protagonista, il protagonista è la favola stessa, che ha una forza fluviale, come il Nilo, capace di inondare e trasformare tutto quello che incontra. Nell'opera di Cattara mi viene in mente, in questo caso, ovviamente l'uomo e il cane, e il problema di chi sia dei due il ritratto dell'artista, come infatti anche prima si discuteva. Ovviamente l'uomo sembra assomigliare di più a Cattara, ma se questa è davvero una favola della realtà, probabilmente è il ritratto dell'artista o il cane, oppure tutti e due, e l'artista si muove spinto dalla forza della favola fra l'uno e l'altro, senza avere una posizione specifica. Comunque, ricapitoliamo. All'inizio il protagonista ha perso il mondo, quindi la nostra idea di realtà si è rivelata troppo improbabile per poter essere tenuta come vera, la nostra idea di qui, di mondo. Poi il protagonista ha perso se stesso, la nostra identità era una fantasia troppo debole da tenere. In quella notte che dicevamo era un vestito troppo leggero, non poteva funzionare. Poi quando si è sciolto il noi è svanita anche la paura. Forse è rimasta una quieta accettazione, un po' come Lucio nelle Metamorfosi di Apuleio, che a un certo punto accetta il destino di essere diventato un asino. E insieme allo sciogliersi della paura inizia a sciogliersi anche il desiderio del protagonista, che si lascia andare. E quando svanisce anche il desiderio di una persona, non rimane più nulla. Del protagonista
non rimane più niente. Della favola non rimane più nulla, della realtà non rimane più niente a questo punto. Svanita anche il desiderio, anche la paura. Questo è il momento in cui in una favola di solito si sprofonda nella pancia della balena, o ci si punge un dito e ci si addormenta, si morde la mela e tutto finisce. In un'altra favola particolare, si chiama La conferenza degli uccelli, di Attar, che era uno scrittore sufi medievale, questo è il momento in cui i 30 uccelli che erano partiti per andare a cercare Simurgh, il mitico, una specie di fenice, a un certo punto abbandonano l'impresa perché è impossibile continuare, fino a che ovviamente non si accorgono che Simurgh in realtà significa 30 uccelli. E poi potete immaginare come va a finire la favola. Nel sufismo, quindi nella branca mistica dell'Islam sunnita, questo momento in cui tutto finisce è chiamato fana, che vuol dire disintegrazione. E da centinaia di anni ogni mistico sufi cerca di arrivare al momento del fana, della disintegrazione del mondo, di sé, della realtà, di tutto. Perché quando si perde ogni cosa, ci si riconnette, ma diciamo ci si fonde di nuovo con il tutto. Si è un tutto senza nome, senza identità, senza pensieri, senza volontà, senza desiderio, ma è pur sempre il tutto. E quindi a questo punto la favola della realtà dovrebbe essere finita. Ma è davvero finita? Così nel niente? Basterebbe chiedere ovviamente a un maestro sufi, che direbbe chiarissimamente che no, questa è la fine della prima parte della favola della realtà. Perché dopo il fana, dopo la disintegrazione, c'è il baka, che è la ricostituzione. Ma che cosa può aiutarci a ridiventare qualcosa? E nel momento in cui siamo diventati niente, il mondo è sparito, noi siamo spariti. Eravamo tutti solo fantasie. Cosa può farci ritornare a essere qualcosa? Ovviamente, come si dice a una favola, una parola magica. Ma non una parola magica, la più magica di tutte. E di solito le cose preziose si possono trovare seppellite in mezzo ad altre cose assolutamente quasi identiche, molto molto simili, che le fanno da catasta. E questa parola magica infatti è seppellita in mezzo a un'altra serie di parole molto molto simili, molto comuni, di poco valore. Noi stessi la usiamo sempre, quasi mai ce ne accorgiamo della sua potenza. Infatti la teniamo nel conto dei pronomi. La parola magica, che è capace di compiere questo miracolo del Baka, è tu. Tu, che è un pronome diverso da tutti gli altri pronomi. Non è io, non è lui, lei, loro, noi. Tu è l'unica parola che, se pronunciata da un altro, è in grado di far ritornare il nulla ad essere qualcosa. Ed è una parola così potente che spesso non è nemmeno necessario dirla. Basta anche solo uno sguardo. Uno sguardo al modo per cui ti guardo come se stessi guardando te, tu. Nel caso della nostra mostra, lo sguardo ovviamente è di centinaia di piccioni nascosti nell'ombra. Quello che è successo è particolare, perché eravamo nel corso di questa favola morti, nella notte, diventati nulla, circondati da voci cattive che parlavano ma mai a noi. E poi di colpo una voce si è rivolta a noi chiamandoci tu, che non è il nome che avevamo, anzi che aveva il protagonista all'inizio della favola. È un altro nome completamente, ma in qualche modo siamo sicuri che sia davvero quello il nostro nome. E così, quasi per miracolo, la pancia della balena si apre, la caverna che ci aveva seppellito si apre di nuovo, entra un raggio di luce e si esce da quella situazione di morte apparente. E quando rispondiamo a questo tu, anche solo dicendo sì, ci accorgiamo che non eravamo davvero morti. E così, tirati fuori dal nulla, il personaggio, il protagonista, ritorna piano piano alla vita. E ritorna cambiato, perché non è più a quel punto il protagonista, il giovincello a cui si era sgretolato il mondo sotto i piedi,
Il protagonista ritorna ad essere qualcosa, ma era stato prima, era stato nulla. E quando vieni ripescato dal fondo del nulla, dalla parola magica, tu non sei più la stessa cosa che si era prima, sei qualcosa di completamente diverso. Per esempio, il protagonista, cioè noi, non ci fidiamo più della realtà che prima ci sembrava il qui, che prima ci sembrava il mondo. Non ci fidiamo più delle identità che prima ci sembravano così stabili. Il protagonista di una favola a quel punto ha anche una certa sprezzatura che prima non aveva. Per esempio, quando torna a casa, alla fine della favola, accetta senza troppo pensarci il titolo di re o regina o principessa, che di solito gli viene dato. Alla fine della favola si torna sempre a casa. Il protagonista torna a casa, l'orfano è riconosciuto come il legittimo figlio del re, l'orfana è la legittima regina o principessa, ma il protagonista non ci fa troppo caso. Quello che colpisce davvero il protagonista al ritorno a casa è quanto sia cambiato il mondo da cui era partito. È successo qualcosa. L'inverno che avvolgeva gli alberi è svanito, le sorgenti d'acqua hanno ricominciato a zampillare, la guerra è finita, è arrivata la pace. Il mondo è cambiato completamente perché ha smesso di essere quello che era all'inizio. Non è più un monolite, non è più una mappa ordinata come era prima. Quando il protagonista ritorna a casa, nella sua patria, si accorge di colpo di quello che davvero era la sua patria, ma sin dall'inizio. Era una favola. Sin dall'inizio la sua patria era una favola e non se n'era mai accorto. E si accorge che tutto quel cosmo che lui pensava fosse la natura e la verità, con le sue distinzioni di tempo, di identità, di momenti, con la vita separata dalla morte in maniera stabile e definitiva e così via, era un vestito narrativo che gli uomini mettono addosso al caos per renderlo vivibile. Era un modo per cui, attraverso il quale le persone trasformano un luogo impossibile da vivere, il caos, in un luogo vivibile, ma essendo esseri come sono gli umani che vivono al modo delle storie, lo vestono di una narrazione, di una favola. E a questo punto al protagonista non resta nient'altro da fare che vivere per sempre felice e contento. Per tutta la vita? No, fe per sempre felice e contento. Cosa vuol dire che alla fine della favola il protagonista visse per sempre felice e contento? Succede qualcosa di particolare alla fine di una storia del genere. Quando ci si accorge che la realtà ha la forma di una favola, già da sempre in realtà, in qualche modo si riesce in parte a uscirne. Con un piede si rimane dentro la favola, ovviamente, perché ci serve per vivere questo scenario. Ma con l'altro si esce fuori dalla favola, fuori dal mondo, fuori dal tempo, nel posto in cui si applica il per sempre, o c'è davvero la felicità. Quindi alla fine di una favola si entra con un piede nel regno in cui vivono gli dèi. E gli dèi, notoriamente, quando sono in quel regno e si riposano, hanno un passatempo che gli piace più di tutti gli altri. Gli dèi amano cantare. Apollo con le sue muse canta. E così il protagonista di una favola, arrivato alla fine, si mette a raccontare. Ulisse, alla corte dei Feaci, arriva e racconta una storia, diventa un cantore. Era stato il protagonista di quella storia. Poi era diventato solo uno dei suoi personaggi. Poi addirittura era diventato niente quando era nel regno dei morti. E alla fine è diventato un cantastorie. Questo è normale in tutti i percorsi iniziatici. Quando l'iniziato passa per tutti i gradi dell'iniziazione, alla fine, superati i misteri, si guarda indietro e oltre il fumo dei misteri si accorge che c'è qualcosa sulle gradinate del tempio o sulle sedie di una stanza. Ci sono degli spettatori. E allora il protagonista, l'iniziato, si prepara la voce e inizia a raccontare. E racconta di una volta, di un personaggio, di un protagonista che credeva che il mondo davvero fosse un posto
chiaro e definito e stabile, ordinato. Il mondo, quello vero, l'unico che c'è. Ma a un certo punto la terra aveva iniziato a tremargli sotto i piedi, si era spaccata, si era disintegrata ed era rimasto orfano di mondo. E a quel punto generalmente il protagonista dice, come è successo a voi, rivolto al pubblico, oppure a noi. Grazie.